Una giornata di sciopero per evidenziare i principi di buona gestione e applicazione delle normative che regolano la materia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un sit-in, quello organizzato questa mattina a Siracusa dal sindacato USB, che arriva dopo aver tentato inutilmente un tavolo di conciliazione lo scorso 14 ottobre, spiega il coordinatore provinciale Giovanni Di Raimondo, che punta il dito sulla inspiegabile distrazione di risorse operative già esigue per compiti differenti da quelli stabiliti dalla legge. Oggi la USB Siracusa provinciale è qui per protestare contro l'atteggiamento antisindacale della dirigenza provinciale, dell'amministrazione, e per il fatto che abbiamo in itine l'apertura del distaccamento di Priolo e mancano le unità che, quelle poche che abbiamo, vengono utilizzate o distratte per altri compiti non istituzionali aderenti al soccorso tecnico urgente. E quindi oggi abbiamo avuto l'incontro con il capo di gabinetto del prefetto per discutere proprio di queste problematiche che ci vedono in questi mesi, dopo aver anche fatto uno stato di agitazione non andato positivamente, e perciò noi abbiamo cercato ora di interloquire con tutte le autorità competenti. Alla manifestazione era presente anche il coordinatore regionale del sindacato USB dei Vigili del Fuoco, Carmelo Barbagallo. Come coordinamento regionale, oggi a supporto del coordinamento provinciale USB Vigili del Fuoco Siracusa, siamo intervenuti perché siamo coscienti della carenza di organico che esiste al comando, che si aggira oltre il 30%. Oltre a questo, c'è necessità di aprire distaccamenti decretati come quello di Priolo Gargallo. Pertanto abbiamo avuto un incontro con il capo di gabinetto del prefetto, la dottoressa Marano, dove abbiamo esposto queste problematiche. Ovviamente, se non dovessero arrivare delle risposte esaustive, noi come USB Vigili del Fuoco Sicilia staremo sempre sul pezzo accanto dei colleghi.